Tre ladri sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri al termine di due distinte indagini condotte dai militari delle stazioni di Poggio a Caiano e Carmignano. I denunciati sono tre italiani di 23, 27 e 35 anni, tutti residenti a Prato. I primi due sono ritenuti responsabili di un furto messo a segno ai primi di dicembre in un negozio a Carmignano. I due sono entrati di notte dopo aver eluso i sistemi di allarme e sono riusciti a impossessarsi di merce e di 6.000 euro in contanti. I carabinieri sono arrivati a loro anche grazie alle testimonianze dei residenti che quella notte avevano sentito strani rumori provenire dal negozio e all'incrocio dei dati con le immagini dei circuiti di videosorveglianza. La terza persona denunciata è invece un venditore porta a porta che si è introdotto con una scusa all'interno dell'abitazione di una donna di 90 anni a Poggio a Caiano. L'uomo è riuscito a rubare un migliaio di euro. Il fatto risale alla scorsa estate, ma i carabinieri per tutti questi mesi non hanno mai smesso di indagare, non solo per dovere, ma anche perché fermamente intenzionati a mantenere la solenne promessa fatta all'anziana di scoprire il malvivente e fare giustizia. L'uomo è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato in abitazione.